È finita la tortura, oh. È finita la tortura di sto mese di ridicolo di gennaio del mercato della Lazio, o meglio, del non mercato della Lazio. È finito adesso, praticamente da qualche minuto, il mercato della Lazio. Abbiamo preso soltanto praticamente Cabral, questo giocatore dello Sporting Lisbona che praticamente sono 2 anni, praticamente 1 anno che non gioca, praticamente sempre rotto. Un giocatore che con un enorme punto interrogativo, un enorme punto interrogativo. Abbiamo ritesserato ufficialmente Kamenovic. Io ho fatto un video a inizio gennaio che avevamo preso Kamenovic, l'abbiamo ufficializzato praticamente oggi, l'abbiamo ritesserato oggi. Ragazzi, la vergogna più totale di una società disorganizzata. Di una società senza ambizione, di una società senza amor proprio, senza amore per i tifosi, una società senza niente, una società che per l'ennesima volta a gennaio è riuscita a fare disastri. Una società che per l'ennesima volta è riuscita a fare disastri. Io non mi voglio neanche troppo avvelenare perché credo che non meritino neanche questo perché. Arrabbiarsi è quasi un gesto, arrabbiarsi è comunque un gesto di passione. Questa è una dirigenza che non merita passione. Questa è una dirigenza che non merita passione. È una dirigenza che a gennaio puntualmente non merita passione. Non merita passione. Perché tu non solo non hai fatto il mercato che ti serviva, perché sto Cabral che ti serve non lo so, visto che è un esterno d'attacco, quindi tu non solo non hai fatto mercato, non solo, ma ti sei dato via praticamente degli esuberi che anche se erano una massa di scardabagni a cominciare da Murici, erano giocatori che poi in caso di emergenza ti potevano anche essere utili per fare quelle 2 o 3 partite in emergenza che dovevi fare, che fai se dovessi stare in emergenza. Vedi Johnny, io visto il non mercato, il reintegro di Johnny, non ero così contrario, anche se è un giocatore che mediocre, che spero di non rivedere nella Lazio, però rivedere, cioè, il reintegro di Johnny poteva fare comodo. Murici meglio che rimane là, meglio sta senza punte e usa Felipe Anderson falso 9. Ma Johnny era un giocatore che ti poteva far comodo, come poteva essere un Lukaku, ma Lukaku a quanto pare è un giocatore che io dall'altro mi sarei tenuto Lukaku, ma Lukaku nessuno, cioè si vede che è veramente fracico dentro Lukaku. C'era qualche Vavro, anche Vavro a sto punto era un giocatore che potevi provare a tenerti come esubero, almeno fino a giugno. Fino a giugno poi magari andavi subito, trovavi subito l'accordo col Copenaghen per la prossima stagione, te lo levavi di mezzo l'anno prossimo, ma te lo tenevi fino a giugno. Cioè un'organizzazione veramente. Che lascia senza parole. Io non ho più parole per commentare quello che fa la dirigenza nel mercato invernale. Adesso cosa? Ho sentito dei tifosi della Lazio dire: vabbè, almeno vediamo se con gli svincolati. Con gli svincolati. Ma quando mai, ragazzi? A parte che dei svincolati, ragazzi, ci sta Wallace, difensore svincolato. Wallace. C'è sta Wallace svincolato, ci sarebbe Diego Costa, attaccante, diciamo che per 6 mesi uno lo potrebbe anche prendere, ci sta qualche altro attaccante anche buono e qualche centrocampista discreto, ma non, ragazzi, c'è solo da rimanere così, io volevo fare questo video veramente incazzato nero, ma poi ho pensato, ma perché mi devo incazzare? Perché mi devo incazzare? Questi non si meritano la mia rabbia, questa gente. Io adesso soltanto una cosa spero. Innanzitutto che Sarri non si rompa il cazzo e se ne vada. Perché io al posto di Sarri, da non laziale, perché Sarri non è tifoso della Lazio, io al posto di Sarri gli avrei detto, sai che c'è? Io ti finisco quest'anno, ma poi.
Ciao ciao, perché mi hai preso per culo? Mi hai preso per culo? Quindi intanto bisogna sperare che Sarri non se ne vada. Tra l'altro Sarri si dice incazzato nero, si dice letto sulla Rai addirittura. La prima cosa che non si va Sarri. E poi, ovviamente, sperare con tutto il cuore, con tutta l'anima, che il signor Iglitare il prossimo anno si levi di mezzo. Perché il signor Iglitare ha veramente logorato i testicoli. Ha veramente logorato il signor Iglitare. Il signor Iglitare se ne deve andare dalla Lazio. Tanto Lotito non se ne andrà mai dalla Lazio, quindi uno, almeno uno lo famo fuori. Almeno uno se lo levamo di mezzo, che Tare già sarebbe, guarda, Madonna mia, ma lo volevano tutti Tare, ma lo volevano tutti Tare. Ma perché non vogliamo? No, non ho più nessuno Tare. La cosa da sperare è che Tare si levi di mezzo, almeno lui. Sarebbe già una soddisfazione, guarda, tra dell'Odito e Tare almeno uno che se leva di mezzo, siccome l'Odito, ripeto, non si leverà mai di mezzo, almeno si leva di mezzo Tare. Sarebbe già una enorme notizia, un'enorme bella notizia, se si conferma Sarri per la prossima stagione e si leva di mezzo Tare. Io solo questo voglio. Poi tanto sul mercato non ci abbiamo niente da chiedere, non ci abbiamo niente da chiedere. Ragazzi, che schifo, sono schifato, non sono arrabbiato, sono schifato, sapete, ci avete presente quando avete la nausea? La nausea, ecco, la nausea. Il mercato della Lazio a gennaio è la nausea.